c'è bisogno di capienza per capire le cose. Può sembrare un termine obsoleto, ma un famoso apologo riguardante Sant'Agostino rilancia l'interrogativo. Ragazzi, vi insegno a studiare a distanza. Prima di tutto riscopriamo un personaggio molto interessante attraverso un numero di Famiglia Cristiana che in realtà in prima pagina agli arrabbiati ha una situazione sociale non facile. Però noi ci occupiamo dell'ultimo libro, ma soprattutto di un insegnamento molto valido anche da cristiano da parte di Alessandro da Venia, intervistato da Antonio San Francesco. Con la DAD, che è l'acronimo, come sapete, per didattica a distanza, conta la voce e si può comprendere meglio il senso della parola. Dunque, questa maniera di vivere la scuola un po' faticosa può cambiare proprio attraverso quello che offre da Venia, un manuale di sopravvivenza per studenti delle superiori ai tempi della pandemia. L'appello è una delle fisse del professor Alessandro da Venia. Guardo gli studenti negli occhi, uno a uno, a volte qualcuno si spazientisce. L'ultimo romanzo in libreria dal 3 novembre si intitola proprio così, L'appello, ed è provvidenziale che esca in questo momento. Infatti la pandemia, ricorda San Francesco per chi non lo sapesse, ha ridotto la scuola già malconcia a una zattera che imbarca acqua da tutti i lati. Qui poi troviamo il personaggio di un professore Omero Romeo, già con bianca come la neve, rossa come il sangue, anzi bianca come il latte era allora il parallelo. Una decina d'anni fa Alessandro da Venia aveva scalato le classifiche dei bestseller addirittura, ma continua ad essere innanzitutto colui che attraverso il racconto e attraverso questa, che è più che empatia, questa reale voglia di conoscere i suoi studenti, aiuta appunto a credere nella funzione non soltanto di parcheggio della scuola d'oggi. Ma intanto vediamo anche il ritratto fraterno, perché è in realtà la sorella che ha fatto questa bellissima foto intensa di Alessandro da Venia, 43 anni. Insegna lettere al Liceo San Carlo di Milano e dal romanzo d'esordio, come vi dicevo, bianca come il latte, rossa come il sangue, è stato tratto nel 2013 un film. Da Venia con gli studenti del Liceo San Carlo viene ritratto, molto carine queste foto che assomigliano anche in parte a quelle classiche forse, e soprattutto durante uno degli spettacoli teatrali con i ragazzi dedicati a Giacomo Leopardi. E andiamo di nuovo a questo, che è un modo, se vogliamo, di aggrapparsi a un'ancora di salvezza, appunto, se ritorniamo all'immagine della zattera per quel che riguarda la scuola, per tanti ragazzi, per tanti studenti che naufragano, magari anche poeticamente, tra molte materie, ma soprattutto con una tempesta anche familiare spesso alle spalle in questi mesi. E cosa racconta? Racconta di un paradosso questo romanzo, un dramma che porta con sé sempre l'insegnamento: senza relazione non c'è vita. Questo professore cieco viene chiamato come supplente a insegnare in una classe ghetto in cui sono stati confinati casi disperati. L'insegnante inventa un nuovo modo di fare l'appello e quei ragazzi, fino allora invisibili per tutti, sono visti dal professore, che normalmente
non ha il senso della vista, quindi qui è tutto un gioco di rimandi, è un modo classico appunto di rapportarsi alla magia, ma soprattutto all'intensità per sempre, per tutta la vita, degli incontri che si fanno all'età in cui si va a scuola. Nel suo romanzo il contatto fisico, oggi negato dalla pandemia, chiede il giornalista, è un elemento imprescindibile. Come si fa a insegnare con la DAD, cioè la didattica a distanza appunto? È facile se prima c'era la relazione con gli studenti, è impossibile se non c'era. Ciascuno di noi, se è stato fortunato, sa come un insegnante nel modo giusto può modificare non soltanto la tua cultura o la tua voglia di farti una cultura, ma anche il tuo modo magari di capire le cose importanti della vita. Certo, è molto bello riscoprire appunto Alessandro D'Avenia anche nel suo impegno da cristiano. Non abbiamo il tempo di citare tutto, vi mostro ancora qualche scatto e leggo qualche riga. Lei in questi mesi cosa si è inventato? Ci siamo messi a leggere insieme l'Odissea ad alta voce. Io facevo Omero, i ragazzi ognuno un personaggio. Nella DAD puoi prescindere dai volti perché c'è la voce. È stato un modo bellissimo per entrare nel poema. Nel mondo greco, non a caso, l'Iliade e l'Odissea si ascoltavano alla fine dei banchetti. Eh già, una storia meravigliosa, quella dell'uomo, in particolare dell'uomo che nel Mediterraneo si spostava anche attraverso la possibilità di sopravvivere e da cantore, da aedo, ma questa naturalmente è appunto una storia molto profonda e molto lunga che si può anche imparare dopo tanti e tanti anni di lavoro, ma normalmente si apprezza magari nei primi anni in cui si guarda davvero la realtà, nell'adolescenza e nella giovinezza, aprendo i classici. E io nel frattempo ho aperto la testata Jesus, che ha in copertina La rivoluzione di Francesco per l'economia. Andando all'interno scopriamo una rubrica interessante che fa diventare un quadro una detective story, Sant'Agostino in riva al mare. E il testo è di un esperto d'arte che si chiama Piero Pisarra, Quella macchina degli inganni. E qui appunto arriva il ruolo di Sant'Agostino e di quello che vi ho detto può sembrare un gioco di parole, ma le radici latine, e non solo, ma non mi posso dilungare sull'etimo, ci mettono insieme appunto l'aggettivo capace, capire, e con l'idea anche di riempire un contenitore. Allora, come Sant'Agostino racconta riguardo alla sua voglia inesausta di comprendere e capire, cioè far entrare nelle sue nozioni che cosa fosse la Trinità, è anche raccontato in alcuni bei quadri, di cui alcuni anche celeberrimi della nostra tradizione rinascimentale. Qui invece siamo a un dipinto meno noto. Non si può svuotare il mare con un cucchiaio, questa era la lezione dell'apologo, la lezione più importante. Per mostrare la verità non basta certo qualche pennellata. Henri Matte de Blesse lo sapeva bene. Per questo il pittore cerca solo di aprire la strada alla rivelazione delle verità nascoste, che pur sotto i nostri occhi rimarranno comunque impenetrabili. Intanto abbiamo visto anche quello che è una sorta di suo marchio di fabbrica, cioè una piccolissima civetta, un piccolissimo dettaglio che ritorna anche in tante altre opere, oltre l'apparenza dunque. Era considerato da alcuni uccello del malaugurio, i monaci ne fecero un modello per la capacità di scrutare oltre il buio della notte. In realtà, tornando ai classici, sappiamo bene che Minerva è anche rappresentata appunto come una civetta, e Minerva
praticamente l'intelligenza di Zeus, oltre a tante altre cose fondamentali, ad esempio per la storia di Roma. E voltiamo pagina dunque per riscoprire questo pittore fiammingo minore, cugino nordico dell'Arcimboldo, che invece fu un celeberrimo veneziano, grande perché riusciva a fare dei ritratti facendo i lineamenti come frutta e verdura, quindi un qualcosa non solo di antropomorfo come invece si faceva prima nei bestiari dell'alto Medioevo. È molto interessante anche la vicenda dell'artista, prima in Belgio, poi in Italia. Qui c'è infatti il centro di Anversa, dove Henri Maître de Blès lavorò nella prima fase della sua carriera. L'unico ritratto che ci resta di quest'uomo misterioso è di fantasia, è realizzato da un incisore. Siamo sempre nel cuore dell'età fiamminga, dal punto di vista anche artistico, un grande vertice. E poi lo scatto di Ferrara, una delle città in cui lavora questo pittore, e un'altra notazione: in quasi tutti i suoi quadri non c'è solo la civetta, ma il fuoco di una fucina o di un incendio. Il fuoco rappresenta il disordine del mondo. Dal punto di vista storico, stavano arrivando le avvisaglie di tutte le guerre dell'epoca della Riforma, quindi davvero tempi terribili, ma dal punto di vista della capacità appunto artistica di interpretare anche la domanda eterna dell'uomo di comprendere, davvero capolavori da scoprire. Quante volte abbiamo adoperato e sentito adoperare il termine dialogo? Sicuramente da molto tempo, in questo ventunesimo secolo, il termine si riferisce soprattutto alle grandi differenze, non solo al dialogo intrafamiliare o all'interno di una società. La storia di copertina del settimanale Credere è molto importante perché ci fa conoscere il ministro vaticano, così diremmo tra virgolette, per il dialogo tra le religioni, è il cardinale Miguel Ángel Ayuso. Dio non può essere motivo di divisione. Il Papa ci insegna che siamo tutti parte dell'unica umanità. Sembra una banalità dire questo, siamo tutti parte dell'unica umanità. Ma la frase, ammesso che davvero tutti la condividano, che già sarebbe un bel passo avanti, poi magari può essere interpretata con dei distinguo, e allora andiamo a conoscere chi rende realizzato questo che da tempo è un modo nuovo, se vogliamo, della Chiesa di conquistare il mondo. Eccolo qui il titolo, è ribadito il concetto: Dio non può essere motivo di divisione, e questo concetto è stato espresso e condiviso già in una carta fondamentale, quella dichiarazione sulla fratellanza, di cui tra un attimo parleremo. Ma intanto rivediamo il primo piano del cardinale, che ha 68 anni ed è il presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, come detto, tra l'altro parla diverse lingue, tra le quali l'arabo, è un esperto di Islam, ed è ritratto qui nella sede del Dicastero, davanti a un dipinto che rappresenta Paolo VI, eccolo qui in alto a destra, con le personalità di altre fedi e confessioni. Avrete riconosciuto il Dalai Lama, naturalmente una figura importantissima per i buddisti e in generale per tutto l'Oriente e per chi vuole conoscere meglio la sua realtà religiosa, ma soprattutto vicino a Paolo VI vediamo il Mahatma Gandhi, il che significa una figura di grande importanza in tutta la storia dell'umanità, perché ha vissuto attraverso la fede induista il concetto di non violenza e lo ha fatto vivere a centinaia
di milioni di persone. Dunque il Papa, in questo articolo di Vittoria Pisciandaro con le foto di Stefano Del Pozzolo, ecco che continua a martellare non solo attraverso il suo magistero, ma soprattutto con la nuova enciclica, rispetto a questo: per essere altruisti dobbiamo sentirci parte dell'unica umanità. L'aria gentile di questo cardinale è proprio forse nata dalla sua storia. È nato in Spagna, il bimbo si svegliava all'alba e accompagnava la sua tata a messa perché voleva diventare missionario. Non immaginava che il viaggio della sua vita sarebbe approdato a Via della Conciliazione numero 5, dove appunto c'è l'organismo così rilevante che è il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Un organismo che però, come spiega una scheda, è nato grazie quasi a un'intuizione visionaria quasi 100 anni fa ormai. Si tratta del PISAI, così il Vaticano studia l'Islam, è un centro di ricerca. Sembra strano, ma non lo è. L'acronimo significa Pontificio Istituto di Studi Arabi ed Islamistica, una realtà nata nel 1926, appunto, quando la Società dei Missionari d'Africa, tutti li chiamano ancora padri bianchi dal colore dell'abito, aprì a Tunisi una casa per sacerdoti e religiosi che si preparavano a vivere in un ambiente musulmano. Nel 1964 questo istituto d'eccellenza venne trasferito nell'Urbe, accolto con favore da Papa Paolo VI. Padre Ayuso Guijot fa parte, o meglio il cardinale, fa parte della comunità accademica dal 2002, prima di divenirne preside era stato direttore degli studi. C'è un'altra foto che posso descrivervi un po' meglio, perché potreste non riconoscere alla destra di Papa Francesco Ahmad al-Tayeb, il grande imam di Al-Azhar, 74 anni. La foto è del 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi per la firma della dichiarazione sulla fratellanza universale. Il leader, dunque, riconosciuto di tutti i musulmani sunniti, che insieme con Papa Francesco ha voluto porre una pietra che certamente resterà solida e sulla quale molto si può costruire, perché spesso l'immagine, l'analogia, la metafora del dialogo magari è una strada, un ponte, però anche qualche monumento fermo al dialogo, appunto, vale la pena di immaginarlo. Andiamo a un altro punto del Fratelli Tutti, dell'enciclica, il 198. Il dialogo perseverante e coraggioso non fa notizia come gli scontri e i conflitti, eppure aiuta discretamente il mondo a vivere meglio, molto più di quanto possiamo rendercene conto. C'è anche riferimento a Daniele Comboni in questo lungo articolo, e poi naturalmente la segnalazione non può che essere anche a un'altra parte dell'intervista. Non diciamo che tutte le religioni sono uguali, avverte il cardinale, questo è un punto da chiarire sempre. Non diciamo che tutte le religioni sono uguali, ma che tutti i credenti, quanti cercano Dio e tutte le persone di buona volontà, prive di un'affiliazione religiosa, hanno pari dignità. Ed ecco appunto la conclusione: Dio non può essere motivo di divisioni, mai. Ecco già il bene che continua a spuntare, a crescere, anche laddove le parole a volte hanno diviso, appunto. Accantonando questa testata, che come sapete è di aria cattolica, ora prendo invece il Venerdì, siamo in tutt'altra atmosfera. Ma andiamo subito a una pagina culturale in cui viene segnalato un libro estremamente interessante, ma è interessante anche il fatto che il recensore è un costituzionalista di area completamente opposta rispetto all'autore del libro. Potremmo dire
anche qui una riscoperta di qualcosa della cultura di destra che però viene apprezzata e segnalata da chi appartiene a una cultura dell'altro campo. Quindi si dialoga, e questo ne è un ottimo esempio, anche in Italia attraverso tante altre materie che non la fede. La Costituzione del Vate, un inno alla gioia. Un secolo fa, nella Fiume occupata dai suoi legionari, Gabriele D'Annunzio siglava la Carta del Carnaro, rivendicando il diritto alla bellezza. Il testo fu oscurato dal fascismo, ma poi nell'Italia repubblicana, vi dico subito come va a finire, cioè nella Carta Costituzionale, che come sapete è del 1948, troviamo la funzione sociale della proprietà, lo Stato fondato sul lavoro, che erano due principi esattamente contenuti in questo capolavoro, secondo alcuni, del disordine e anche in parte dell'atteggiamento eroico e artistico di Gabriele D'Annunzio, cioè appunto la presa di Fiume, ovviamente per contestare gli accordi che hanno seguito la Prima Guerra Mondiale. C'è un altro aspetto intrigante, spiega Michele Ainis. Leggiamo insieme qualche passo della carta. La cultura, allora si diceva con la O, ma è la cultura, è la Roma contro la corruzione. Il lavoro tende alla bellezza e orna il mondo. La città-stato di Fiume ha permissione di ricondurre i giorni e le opere verso un senso di virtuosa gioia. La musica è un'istituzione religiosa e sociale. Le macchine dovranno obbedire a un ritmo esatto come la poesia. Ecco, sul fatto che la tecnologia possa essere soprattutto qualcosa che ha bisogno di un ritmo esatto, è stato profetico. Che tutto questo ritmo possa avere una poesia insita è molto molto più difficile da individuare oggi. Chissà se poi è vero, commenta Ainis, che colui che ha scritto questo libro, Giuseppe De Vergottini, pensa che questo genere di disposizioni possa offuscare la funzione cosiddetta precettiva del diritto, cioè qualcuno pensa, e qui c'è l'influsso della grande filosofia tedesca dell'Ottocento, che il diritto non dia mai spazio appunto a un colpo d'ala. Ma noi vogliamo sperare con Michele Ainis che tutto questo possa modificarsi proprio attraverso un dialogo anche con la storia.